Ben ritrovati su Telepace. Oggi incontriamo Stefania Fuss. Buongiorno a voi, che bello Benvenuta rivedervi. Stefania, Grazie. danzatrice coreografa, che ci porta un po' della sua freschezza oggi. La vita mi ha portato a fare questa, a sviluppare questa professione ed è sempre una grande gioia, una passione per me, che si nutre continuamente, si Di arte, rinnova, di si rinnova, arte. sì. Ascolta, quand'è che tu hai detto io sarò una danzatrice. È stato, diciamo, un richiamo forte, durante la scuola. Durante la scuola. Cioè, eri piccola Ero, diciamo che ero alle alle superiori. Ero alle superiori. elementari. Alle superiori? Sì, ero Ah. alla scuola superiore. E quindi non ho fatto un percorso da bambina, come tutti fanno normalmente, e diciamo, si è sviluppato successivamente con incontri, particolari. Io ti immaginavo già piccola con il tutù, invece E si può invece anche un po' più si può anche grandi. un po' più grandi, sì. Ed è un messaggio di Che speranza amo. perché le persone che magari hanno lasciato nel cassetto il sogno della danza, ecco, che riaprono questo cassetto perché è grande gioia e grande nutrimento per lo spirito e per l'anima. Bellissimo. Allora, io ti voglio chiedere questo. Cosa vuol dire la passione per la danza per te, che posto ha nella tua vita? Allora, mi descrivo così, mi sento come un arciere che lancia una freccia e fa centro. Ho Fantastico. fatto centro proprio abbracciando la danza e l'arte del movimento e dell'espressione, della creatività, perché c'è tutto dentro. Nella danza ci si esprime a vari livelli, c'è lo spirito che parla, il corpo, la mente che produce, è un mondo bellissimo. Ecco, io Non ho cerco dubbi, sempre. non ho dubbi. E quando mi capita di vedere qualche spettacolo di danza, eccetera, dico, ma guarda che bello, che grazia che c'è, o che forza dirompente a volte. E comunque guarda il corpo umano come sa comunicare. Allora, quello che ti voglio chiedere è tutto questo lavoro sul corpo, che è uno strumento splendido, anzi non è uno strumento, siamo noi il corpo. Esatto. Che cosa vuol dire lavorare sul corpo e con il Sì. corpo? Il corpo non è scisso da quello che siamo dentro. Capire questa cosa è fondamentale. E a volte si inizia con il corpo e si tocca qualcos'altro. Tante volte si può fare un percorso anche preso da un'altra direzione. Per me è stato così. Ho iniziato facendo lezione con una grande spinta. Quando ero ragazzina guardavo questi balletti, anche se vogliamo in televisione o in teatro, e sognavo di trovarmi al posto di questi ballerini che si esibivano. Non sapevo come, non sapevo quando, fin quando incontri anche casuali hanno fatto sì che ciò diventasse da sogno, diventasse proprio realtà. Intorno ai 21 anni, ho deciso, sentivo dentro di me che questo doveva diventare la mia professione. Se io avessi scelto di fare di questo la mia professione, io mi sarei sentita proprio completa. Ecco, da questo punto di vista, poi è chiaro che si coltivano tante altre cose nella vita, ma essere come professione, proprio la professione della danzatrice, della coreografia, è venuta con il tempo. Ho scoperto che veniva per me naturale, facile coreografare. Era già dentro il mio corpo, dentro la mia mente, dentro il mio spirito, già il balletto era fatto, Fantastico. dovevo solo uscire dal corpo. Ecco,
Noi non siamo solo corpo, noi siamo e dopo tanto ne parliamo, di più. Dopo sì. ne parliamo. Sì. Ma volevo chiederti ancora, nel tuo percorso di formazione, quanti incontri, quanti spostamenti, quanta sì. ricerca c'è stata per perfezionarti, per imparare, per crescere? Sì, guarda, io ho iniziato a Verona e poi ho iniziato, ho pensato un pochino di uscire, di muovermi, di vedere altra danza. E quindi la mia prima uscita fu a Parigi. Io a Parigi ho visto una danza fantastica. Sono approdata in uno studio, il famoso studio 118 di Boulevard Rochechouart. Non so se c'è ancora perché parliamo di parecchi anni fa. E ho visto dei danzatori che si allenavano e erano dei professionisti che lavoravano anche con l'Opera di Parigi. Io ho avuto un rapimento nel vedere questi danzatori che ancora mi emoziona. E la bravura del maestro, la capacità di comunicare anche del maestro mi hanno proprio rapita. Poi sono tornata altri anni, facevo dei periodi tra Verona e Parigi, dopodiché ho studiato a Milano con il maestro Venditti, Walter Venditti, che fu primo ballerino alla Scala di Milano. Mi sono spostata in Austria per seguire seminari, per seguire altre realtà. Ho avuto la fortuna, ma è proprio detto, guarda, al Teatro Comunale di Ferrara ho conosciuto Béjart, Maurice Béjart. Tenevano degli incontri, dei seminari con dei gruppi, quindi ho seguito un corso dove c'era lui che teneva il corso insieme alla sua compagnia. Ho conosciuto Misha Banouk, che è stato un danzatore di Maurice Béjart. Cioè, la vita, ho conosciuto Matt Mattox, che è il terzo fratello di sette sposi per sette sorelle. Spose per sette fratelli. E il scusa, ho fatto confusione anch'io. Sette sposi per sette fratelli. Il famoso film che musical sì. che propongono sempre a Natale. Il terzo fratello, il famoso Caleb, è Matt Mattox, che è morto da qualche anno, in tarda età, è stato uno dei miei maestri. Quindi io ho avuto ho fatto degli incontri che sono stati molto forti per me, e ho detto, io questa danza la voglio fare perché è bellissima, è un mondo straordinario, ecco. Bello vedere questo percorso di crescita, che non è stata solo una crescita professionale, ma sicuramente anche umana e forse spirituale. Sì, è proprio così, Marina. Nel 2001 io ho avuto un'intuizione inaspettata. Tra virgolette, non ho cercato questa cosa. È venuta da sé. A un certo punto della mia vita sentivo forte il desiderio di creare una rappresentazione sacra che non fosse il presepe che possiamo fare a Natale. Io avevo chiaro dentro di me che volevo mettere in scena l'annuncio dei profeti della venuta del bambino Gesù. E con danza, con musica, con parti narrate, ma era già tutto fatto. Ma la cosa particolare è che me lo vedevo all'interno di una chiesa e ho detto, ma signore, ma cosa, che pensiero che mi viene? È meglio che non lo dico a nessuno. Perché? Perché allora non c'era l'abitudine di fare una danza in chiesa. Sì. Si era sentito forse di qualcuno, ma non era normale, insomma. Nel senso, all'epoca mi sono rivolta a un padre spirituale e ho detto, senti, ma pensa che pensiero che mi viene di fare questa rappresentazione. Dico, dimmi subito che son pazza e che io me la metto nel cassetto, la metto lì. E invece mi fa, senti, vai avanti, vediamo cosa ne esce, insomma. Ecco, mi diede dei riferimenti, dei suggerimenti, ho scelto testi con persone che avevano, diciamo, la capacità e
che potevano darmi un'indicazione di questa direzione. Chiaramente alle coreografie ho pensato io, eccetera. Mi sono fatta consigliare con persone competenti e ho chiesto le autorizzazioni. Ho detto, senti, io provo ad andare avanti, casomai non la faccio. E invece si è aperto tutto e io a dicembre del 2001 ho fatto la prima rappresentazione sacra nella chiesa di Santa Eufemia. In centro storico a Verona. Fu molto accolta. Cos'era? La Natività Annunciata, proprio i profeti, l'annuncio dei profeti. Cosa nuova, quindi. Forse una modalità nuova e anche il tema. Io volevo arrivare con 500 e 700 anni prima della venuta del bambino, ne hanno parlato in tanti. Bellissimo, quindi l'attesa. Sì. Io avevo una spinta verso fare questa cosa, che anche quando andavo a fare le prove all'interno, mi avevano dato una stanza con i miei ragazzi, eccetera, all'interno della canonica, io camminavo volando, non so. e poi sei andata avanti con altri tipi sono andata avanti, dopo la Natività Annunciata. Ci fu Fuoco Biblico, dopodiché l'allora vescovo padre Flavio Roberto Carraro mi disse siamo in tema di sinodo, facciamo una rappresentazione sul sinodo, e quindi ci fu proprio il sinodo rappresentazione. Poi ci fu anche il sinodo al Palasport nel 2005. E lì partecipai con la mia compagnia, con i famosi 1200 cantanti, con Monsignor Frisina e i cantanti di... Allora, aspetta che leggiamo questo, perché tu ci tieni molto, lo voglio far vedere. Questa è una lettera di febbraio 2002. E in questa ti scrive proprio il compianto padre Flavio Roberto Carraro, vescovo di Verona. Sì. Che ti apprezzava molto, infatti era un sostenitore. Allora, perché qui parla proprio del successo della rappresentazione e dice ho goduto profondamente per la testimonianza di amore al Verbo incarnato che ci ha dato. Con il suo gruppo, che intuisco essere ben motivato, è riuscita a trasmettere in modo dignitoso ed efficace, sono due concetti belli entrambi, il messaggio evangelico anche a coloro che noi non saremmo riusciti a raggiungere. E poi ancora aggiunge: il mondo ha bisogno del bene e della bellezza, ci aiuti con la sua intuizione artistica, capace di andare oltre ciò che percepiscono i sensi e di penetrare la realtà cercando di interpretarne il mistero nascosto. Insomma, questi dicono proprio di una stima profonda, sì, ma anche di un percorso nuovo che aiuta proprio a raggiungere con immediatezza altri che magari non sono abituati ai linguaggi usuali della Chiesa, ma che sentono una tensione spirituale. Sì, sì. E quindi parte da questo, io ho sperimentato la danza sacra attraverso la gestualità, il corpo, ma in maniera molto, come dire, io sentivo che il mio corpo pregava, si dice prega quattro volte, prega il corpo, lo spirito, l'anima, sei molto presente. Io ho fatto con l'esperienza della danza sacra, che ho danzato in gruppo ma anche da sola in varie occasioni, un'esperienza profonda mia e di... Mi dicono, perché poi quando danzo chiaramente sei dentro, che arriva forte. Allora dico, forse padre Flavio
questa cosa che mi ha scritto, io la devo, più gli anni passano e più sento che la devo onorare, sempre di più. E ho, diciamo così, vorrei proprio eseguire una coreografia e donarla al mondo. Dai, beh, questo io spero che Sì, tu lo faccia presto anche. su Maria. È una cosa che sento, ma è una cosa mia, intima, urgente nel mio cuore. E chissà se il Signore vorrà. Ah beh, io penso di sì, quindi mettiamola in atto. Sì, la metto, parlo un po' con Padre Flavio, dico, senti, pensaci tu. Gliela Sì. affidi. È molto bello perché io penso, a volte si dice questo mondo è tutto omologato, non c'è, sono pochissimi quelli che vanno in chiesa ed è vero, spesso non si cerca Dio, eccetera, però io penso che l'arte sia una via È una via privilegiata privilegiata, per la sì. spiritualità e non solo per come uno la vive, ma per quello che veramente può Può trasmettere. trasmettere. Hai ragione, perché non c'è filtro con le parole, sei tu che trasmetti quello che senti in quel momento. Chiaramente, diciamo, quello che è successo in questi anni mi dà ragione di continuare. Spesso magari chiamano istituti, chiamano, ecco, la ritengo anche una danza al servizio. Ho danzato per associazioni, per la prevenzione tumori, ho danzato per il carcere, ho danzato per gli ospedali. Quindi Sono anche in in situazioni contatto. sociali o comunque Sì, umane di fragilità, no? sono in contatto con una famiglia, la cui figlia è un'artista, sordomuta, e ogni volta che fanno un'inaugurazione delle sue pitture, delle vernissage, mi chiamano con musica e danza perché loro mi hanno detto: attraverso la tua danza, nostra figlia può godere anche della musica. La Assolutamente, è legge. stupendo La legge questo. attraverso il tuo corpo. Quindi Bellissimo. una danza al servizio. Ti fa ascoltare la Ma è musica, il bellissimo. movimento del Sento che, è corpo. come dire, sento che la mia vita ha, come dire, è piena, Sì, perché dà e trasmette, trasmette. dai alle persone, agli altri. Ecco, fin tanto che sarà possibile questo. Senti, quando si vede qualcuno danzare, sembra che sia tutto molto facile, cioè c'è una tale leggerezza, una Ma ti muovi così, qualcuno magari tale. che Allora, non. quanto veramente di preparazione, di fatica, anche magari di sconfitte e poi di rialzarsi in piedi ancora c'è. Dietro uno spettacolo, una bella danza. Allora, ci sono anni di allenamenti. Perché stai degli anni per stendere un dito mignolo, perché per poter avere un buon appoggio delle dita dei piedi, un buon equilibrio, per poter eseguire queste coreografie in maniera fluida, devi essere in equilibrio con te stesso, con il corpo, e quindi è un continuo allenamento, non hai mai, è un continuo studio. È una responsabilità, vuoi portare il bello, il meglio che ci può essere, e quindi un movimento fluido, elegante. A me piace molto il movimento poetico, elegante, energetico, perché che arrivi energia, che arrivi
l'intensità. Diciamo che la passione ti aiuta in tutto questo perché ti rigeneri, la passione ti rigenera dall'interno. È un rigenerarsi nel tempo che passa. Qualche volta ho detto magari nel tempo, ma sì, forse prima o poi magari dirò anche, dico così, ecco, non basta. È sempre più forte questa cosa. Senti, quanta consapevolezza c'è, mi immagino, le cadute, mi immagino, del corpo, Sì. quindi del corpo come qualcosa di meraviglioso, perché ogni cosa ha una sua funzione, è perfetta, tra virgolette, finché non inizia a funzionare male. E anche però dei suoi limiti. Sì, ti scontri con i limiti perché comunque la danza è studio e ci sono delle manifestazioni, delle rappresentazioni di perfezione. Io quando andai a Parigi vedi la perfezione del movimento in danzatori, quindi c'è lo studio continuo, il volersi superare, il volersi. Però con l'età acquisisci la consapevolezza che studi sulle potenzialità del tuo corpo e quindi metti a frutto tutto il bello che te con il tuo corpo e il tuo spirito puoi fare, puoi dare. E diventa un'unicità e diventi unico nel tuo movimento, non hai, diciamo, hai la rappresentazione della perfezione intesa come il ballerino del Bolshoi, diciamo così, ma nello stesso tempo dici: ma io sono un'altra persona con un talento, una potenzialità, sviluppo la mia. Al meglio che posso e la metto, diciamo, al servizio. Tu parli del bello, però non sempre il concetto di arte è legato al bello, anche se io lo credo profondamente. A volte l'arte è anche denuncia, rottura, insomma, ci sono tante cose su cui si potrebbe parlare, ma quanto bisogno abbiamo di bellezza? Tanto. Tantissimo, sempre di più. È una specie di linfa che ci fa Sempre, vivere. sì. Nella bellezza c'è un po' parte del segreto della vita, insomma, del seguire questa strada. A me l'arte, la bellezza, la danza mi hanno fatto approdare il sacro. Che bello, È infatti. stato un percorso. Io nasco come danzatrice, ho fatto il mio percorso di apprendimento e non pensavo di approdare al sacro, eppure c'è stato un percorso di cose buone e belle che mi ha portato lì. Sarà stato un caso, non lo so, io non. Che poi caso. Ma sappiamo che la danza in tante culture è legata al sacro, no? Quindi ci sarà un suo perché, è il fatto di non Si celebra la fermarsi. vita, no? Si celebra la vita, l'hanno fatto gli antichi, è nata per celebrare la gioia, il raccolto, l'uomo in qualche modo si è espresso un po' più vivacemente muovendosi, si dice che è la prima delle arti, insomma, d'altra parte nasce dal nostro corpo, non c'è bisogno di altro, E richiede molta disciplina, comunque molto controllo chiaramente di sé, molta determinazione. sì. Poi quando diventa professione, quando diventa percorso anche didattico, eccetera. Ma nello stesso tempo, quando scegli anche una modalità di espressione, la mia modalità di espressione era approfondire la tecnica. Io volevo approfondire la tecnica perché leggevo che attraverso questo avrei,
comunicato un movimento bello, come dicevo prima, energetico e poetico, come piaceva a me, come lo sentivo io. Però una volta fatta Avevo propria, bisogno, la tecnica si supera. sì, perché la fai propria, la superi. Però diciamo io anche l'altro giorno ero alla sbarra che facevo i miei demi-plié, grand-plié, Batman e Grand Batman, perché danzare è. Per me passare attraverso questo, non tutti i coreografi danzatori seguono questa strada, diciamo i post contemporanei o coloro, ci sono anche, c'è una contemporaneità che la prima e la seconda, il demi-plié e il grand plié, dicono no, a me questa danza non interessa, io voglio esprimermi in un altro modo, sono contemporaneo all'avanguardia, ecco. Stefania è di recente ha interpretato Madre Scandola, Sì, che sì. Del era una delle discepole del Congoni, Congoni, del una Congoni. Sì, donna eccezionale, pazzesca, coraggiosissima, sì, che non va dimenticata. E sì. Non va quindi dimenticata. spiegaci perché hai fatto questo. Spiegaci chi era anche Sì, magari. è qualche anno che le suore compagnane mi chiamano perché fanno un incontro in questo periodo con i familiari delle, diciamo, delle madri che hanno aderito al progetto del Comboni. Tant'è vero che ho eseguito questa danza e ho incontrato i familiari che avevano ancora gli zoccoli di Marietta Scandola, che in questa occasione li hanno riportati. Perché dico riportati? Perché qualche anno fa proprio ho messo in scena la storia di Marietta Scandola su Orme nel cuore dell'umanità, sul messaggio del Comboni, e li ho anche indossati. Ecco, di questa ragazza che I zoccoli ci scende da Bosco dicono, alla Chiesa Nuova con il esatto, carretto e la polenta da di origini portare, semplicissime, certo. esatto, da portare al Comboni e dire io voglio aderire al tuo progetto. Fa molta tenerezza, E da insomma, Bosco e ha, Chiesanuova all'Africa, sì, e da mondo Bosco totalmente all'Africa e gli anni che erano, nel perché oggi 1800. stiamo parlando di, ecco, Di viaggi, non certo in aereo, ma con tutte le difficoltà del caso, ma con questo amore dentro che esplodeva poi nella sì, nella missione. missione, sì. Senti, tu sei anche presidente dell'Associazione Danza ed Evoluzione SD, che ci fa capire che la tua passione è anche l'insegnamento, no? Insegnamento, Cosa vuoi lavoro con i comunicare? bambini, Cosa con i vuoi ragazzi. comunicare ai tuoi allievi? Allora, la bellezza della danza, il rigore, che comunque per raggiungere un qualcosa un risultato, un qualcosa che comunque ti devi impegnare, deve stare dentro una regola, ma con gioia. Con passione, perché hai capito che quella cosa la fai perché ti piace. Bello, questo mi piace molto. Siccome siamo in chiusura, ti Sì. chiedo, so che l'associazione che non è a scopo di lucro ha avuto molte difficoltà durante il Covid, Sì, perché siete stati abbiamo fermi. chiuso i corsi, la danza è stata molto penalizzata in questa situazione, lo sappiamo tutti. La ripresa non è stata facile e non abbiamo voluto aumentare le rette, da qualche anno non le aumentiamo per consentire alle famiglie di far studiare i bambini senza Gravare ulteriormente gravare. sulle famiglie, ma se Ecco, ci fosse qualche benefattore. è il primo anno dopo tanti anni, perché l'associazione c'è da 25, che si prova a chiedere qualcosa. E allora sappiamo Ecco. che c'è questa possibilità di sostenervi, di sostenere la Certamente. bellezza e gli allievi che hanno voglia di imparare. Grazie Stefania Fuss per essere Grazie a stata con voi di noi. avermi invitata. Grazie. E a tutti voi che ci avete seguito su Telepace.